Benvenuti, oggi vi presentiamo un prodotto che oltre a fare felici moltissimi appassionati, sicuramente può rappresentare un'ottima idea per un regalo di Natale, ovvero la Limited Edition Blu-ray Trilogy di Jurassic Park. In questo cofanetto troviamo i tre film della famosa saga cinematografica, cioè Jurassic Park, Il Mondo Perduto e Jurassic Park 3, ma soprattutto anche una action figure del personaggio più celebre e più spaventoso della trilogia, e cioè il Tyrannosaurus Rex. Con tanto di certificato di autenticità. Come potete vedere, come indicato anche dal retro della confezione, in questa limited edition troviamo la trilogia di Jurassic Park con tutti i film rimasterizzati in alta definizione con video e audio in digitale. E anche i copy dei tre film. Inoltre, sempre in Blu-ray, nei sei dischi complessivi, abbiamo moltissimi contenuti extra che approfondiscono i vari aspetti del film. Sempre ovviamente insieme alla riproduzione del Tyrannosaurus Rex. Andiamo ad aprire questa Limited Edition Blu-ray Trilogy di Jurassic Park per vedere quali sono i contenuti all'interno. Come potete vedere, questo cofanetto include anche la riproduzione del T-Rex. Eccolo qui, questo è il dinosauro più famoso di Jurassic Park e rappresenta sicuramente un pezzo unico per i collezionisti e per gli appassionati della trilogia di Steven Spielberg. Bene. Accanto al T-Rex abbiamo ovviamente anche il cofanetto con i Blu-ray della trilogia di Jurassic Park. Oltre al Blu-ray, i film sono disponibili anche in digital copy. E come indica anche la confezione del film, abbiamo moltissimi contenuti extra, molti dei quali esclusivi proprio per questa edizione Blu-ray. Andiamo ad aprire ora il cofanetto di Jurassic Park. Questa elegante confezione argentata abbiamo i sei dischi, oltre al certificato per scaricare la digital copy. Nei sei Blu-ray sono inclusi moltissimi contenuti extra, fra cui Ritorno a Jurassic Park, un documentario inedito con interviste a Steven Spielberg e al cast del film, un dietro le quinte che racconta tutti gli aspetti della pre-produzione e della post-produzione del film, e moltissimi altri documentari su vari aspetti della trilogia, tra cui gli effetti speciali e anche un'intervista allo scrittore Michael Crichton.